Buonasera a tutti, dovreste sentire la mia voce, vedere anche Tony e anche il desktop. Ok, io partirei un attimo con la lettura del disclaimer. Mi raccomando, prendete sempre nota del disclaimer in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdite del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 65% dei conti dei clienti al dettaglio di Tikmill Europe LTD perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, con me questa sera un graditissimo ritorno. Dopo l'anno scorso abbiamo fatto circa una quarantina di webinar insieme a Tony Cioli Puviani, e quindi riprendiamo con questo titolo che mi ha suggerito lo stesso Tony, visto che Tony, se non sbaglio, tu sei in zona arancione scuro? Siamo nella zona arancione scuro, esattamente così, esattamente così. Insomma, 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 non va bene, però noi cominciamo subito con l'aperitivo. Facciamo prima la presentazione del broker, però volevo un attimo, come dire, descrivere il titolo del webinar, appunto perché Tony è in zona arancione scuro. Io vivo vicino Ginevra e in Svizzera invece bar e ristoranti sono chiusi, poi invece in Francia c'è il coprifuoco dopo le 18 e quindi ho detto insieme a Tony organizziamo questo aperitivo virtuale. Tony, io vedo la bottiglia lì, anch'io l'ho preparata. E poi, non so se si vede, e partiremo parlando anche ovviamente di mercati. Però, come sempre, prima di entrare nel vivo c'è la presentazione del broker che rappresento, che è Tikmill Europe, perché sapete bene che dopo la Brexit molti broker hanno perso il passaporto europeo, per quei broker che avevano comunque regolamentazione FCA UK. Tikmill invece ha anche il passaporto europeo attraverso la SAIS e che quindi può continuare a commercializzare i propri prodotti. Tikmill è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, come dicevo, regolamentato dalla SAIS e che è registrato presso la Consob, con fondi segregati e separati dalla società assicurati fino a 20.000 euro. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,2 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse nel mercato, non ci sono commissioni sugli indici e da qualche mese abbiamo aggiunto anche i microlotti sugli indici americani che si aggiungono a quelli che avevamo già sul DAX. Non ci sono requote e nessuna limitazione sulle strategie, quindi potete utilizzare tutte quelle strategie che ritenete opportune come scalping, arbitraggio, eccetera, e non avrete costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è la registrazione presso la Consob con il numero di iscrizione all'elenco 4310 che potete consultare in qualsiasi momento sul sito della Consob. Io per facilitare un po' la ricerca, perché non è facilissimo trovare tra le varie imprese di investimento i vari broker, ho fatto questo screenshot che ho preso direttamente dal sito della Consob. Tikmill offre tre tipi di conti se parliamo di CFD, il conto Pro e il conto VIP che sono quelli di punta, che hanno spread a partire da zero con commissioni molto basse, poi c'è il conto classico che non ha commissioni, però gli spread partono da 1,6. Grandissima novità, da qualche mese abbiamo aggiunto anche il conto sui futures, quindi potete negoziare questi prodotti e anche le opzioni, abbiamo aggiunto da qualche settimana, attraverso la piattaforma CQG. Troverete tutte le informazioni sul sito di Tikmill. Inoltre, oltre alla CQG, abbiamo le connessioni API, quindi per chi ha magari già una piattaforma dove paga un abbonamento e vuole il nostro data feed con le relative commissioni, che sono molto vantaggiose, potete appunto usufruire della nostra connessione API attraverso le piattaforme TradingView, MultiChart, SierraChart e anche la NinjaTrader. Occhio alla leva, Tikmill anche sotto SAIS che opera con disposizioni ESMA. Questa è un po' una tabella riepilogativa dove vi mostro un po' quelli che sono i pericoli della leva se iniziamo a ragionare in margini di pip, ossia quanto vita ha un nostro trade se la apriamo con una determinata leva.
Se prendiamo ad esempio un conto molto piccolo da 1000 dollari e utilizziamo la leva massima possibile sotto ESMA, che è di leva 30, quindi il massimo che possiamo aprire sono 3 mini lotti, ebbene, una operazione ha, diciamo, un margine prima che questa vada in margin call e nel peggiore dei casi in stop out, che ricordo sotto ESMA è del 50%, ha, diciamo, una marginazione di 300 pip. Quindi, se ad esempio aprite una posizione long su euro dollaro, basta che questa crolli di 300 pips per poter bruciare questi 1000 dollari. Oltre a questo, ho aggiunto un'altra colonna che rappresenta il rischio rovina. Se utilizziamo uno stop da 20 pip, quindi immaginiamo che sempre su questo conto da 1000 dollari con la leva 30 io volessi operare con stop da 20 pip, posso fare massimo prendere, direi, 15 stop di fila per bruciare il conto da 1000 dollari. Ovviamente questo è un esempio su leva 30. Andando sempre aumentando la leva anche a leva 500, vedete come il rischio rovina è clamoroso e basterebbe solo un trade per bruciare questi 1000 dollari andando ad utilizzare la massima leva possibile. E vi sto mostrando durante i miei webinar anche questa comunicazione che l'ASIC ha fatto l'anno scorso nel periodo di massima volatilità tra marzo e aprile del 2020, dove la maggior parte dei trader retail, in cerca di ovviamente leverage maggiori, sono stati aperti molti account fuori ESMA. Ebbene, nel periodo tra marzo e aprile la stragrande maggioranza dei trader retail ha perso tantissimi soldi, si parla addirittura di oltre 700 milioni di dollari, di cui 15.000 conti sono andati in saldo negativo perché fuori ESMA non c'è la protezione del saldo negativo a differenza di TIC 1000. Inoltre, questa tabella mi mostra un po' quelle che sono gli spread e le commissioni che TIC 1000 ha rispetto ad altri competitor. Da fonti esterne come MyFXBook potete verificare voi stessi come TIC 1000 abbia sia gli spread che le commissioni più basse rispetto alla maggior parte dei broker presenti sul panorama globale. E chiudo la presentazione con questa tabella dove vi mostro le commissioni che si pagano sul lotto di euro-dollaro, escluso lo spread che comunque è interbancario e parte da zero. Ad esempio, adesso che sono le 19, euro-dollaro ha uno spread di zero. A questo va aggiunta una commissione. Sul conto pro sono 4 euro run turn, quindi in apertura e chiusura. Sul conto VIP 2 euro. Rispetto alla media degli altri broker, che ho notato essere di circa 6 euro, il risparmio è tra il 30% con il conto pro e addirittura oltre il 60% con il conto VIP. Ok, io ho finito la presentazione, apro la piattaforma di TIC 1000 e do il benvenuto a Tony Cioli Tuviani. Ciao Tony. Sempre un grande piacere, ringrazio tutte le persone che mi stanno salutando come Antonio anche Balocco, posso fare il cognome perché noi non abbiamo regole. Antonio, poi c'è un altro Antonio, Vincenzo, Fabrizio, Natalino e Vittorio su il primo che ha salutato. Benissimo, riprendiamo un po' questa attività, qualcuno di voi probabilmente si ricorderà qualcosa, abbiamo fatto forse anche più di 40 webinar perché c'è stata una cadenza bisettimanale per molto tempo, qualche interruzione, eccetera, ed erano un po' di tutti i colori, ne abbiamo visto, non era mai un webinar proprio stringente, eccetera, però era un po' modellato in base anche alle vostre esigenze, questo è quello che vuole dare in più anche TIC 1000, cioè TIC 1000 mi lascia libero di fare ogni iniziativa, addirittura abbiamo trattato anche con la mia piattaforma, talvolta è stato lo stesso Giuseppe a fare le cose che facciamo noi, ribadiamo, abbiamo messo un disclaimer importantissimo, non vogliamo dare nessun suggerimento di investimento, però ci piace parlare di mercati e quindi quello che faccio io non è mai nessun problema a dirlo. È ovvio che quello che faccio io è soggetto a ampie perdite, però abbiamo chiamato l'aperitivo del mago perché l'orario 19. Adesso che stiamo andando verso la primavera e quindi insomma siamo tutti un po' più contenti, anche se sentivo le notizie di zone arancioni che mi hanno dato, noi siamo arancioni, Sono rassicurati, eh?
Abbiamo sentito che Giuseppe Ciericola si lamentava che al ristorante non ci poteva andare la sera. Io credo che in Italia non mi ricordo più da quando anche in zona gialla non potevamo andare la sera, qualche pranzetto veloce a pranzo, insomma. Quindi, anche se sono cicciottello e mia moglie non è contenta, io e mi leva il vino, perché mia moglie mi leva il vino. Io dico, guarda che i comandanti mi hanno detto di fare l'aperitivo col mago e quindi do seguito con una falanghina brut che sponsorizza, sto scherzando, che sponsorizza, vabbè sarebbe bello, no? E sponsorizza cose, quindi io stappo una bottiglia che oggi col fatto che avevo questo aperitivo ho differito perché io in genere verso le 5 e un quarto, anche alle 4, anche alle 3. Eccolo qui, champagne con il bicchiere di birra perché ne bevo proprio tanto, ho anche fame, eccetera, e vediamo di. Tony, non esageriamo però. No. Insomma. Infine. Quindi salute, salute, salute del Gold, grande Nicola. Nicola è bravissimo che mi ha detto che era short in un momento eccezionale di Gold. Diciamo che la salute del Gold oggi ci ha fatto, partiamo subito dal Gold. Voi fate qualsiasi tipo di domanda, eccetera. Intanto comincio a parlare del qualsiasi tipo di curiosità, anche di carattere psicologico, di carattere qualsiasi cosa che una voglia di chiedermi, me lo chieda. Ecco Antonio, che cincin, eccetera. Eccoci qui, scusatemi. Toni, ti dicono che avevi detto il Negroni, però diciamo che ti sei mantenuto sulla. Se io il Negroni mi prometto che lo faccio, però deve essere mia moglie via, nel senso che devo portare il gin, il vermut rosso e il Campari, e sono tre bottiglie. Io ho un rifugio qui, adesso non mi ascolto in questo armadio qui sulla destra c'è l'armadio, metto lì, però una bottiglia riesco a nasconderla, tre faccio veramente fatica, e quindi col Negroni però ve lo prometto, il Negroni mi piace proprio, c'ho lo shaker, mi piace farmelo da me, oppure prenderlo al bar, però come facciamo in questa situazione? Vedremo però di fare qualche cosa del genere, con sta scusa io dico che Tikmil mi ha ordinato il Negroni, e quindi eccetera così. Tanto saluto. Allora, Nicola e Long insieme a me. Partiamo subito da loro. Partiamo subito da loro. Loro è croce e delizia un po' di questi giorni, perché ho fatto delle riflessioni attente questo weekend, molto attente, dove mi sono io sono tendenzialmente un ribassista a questi livelli, tendenzialmente, che poi non è vero. Cambio idea a seconda della settimana, a seconda di quello che vedo, eccetera. E questo weekend c'era un po' il terrore nei mercati, perché i mercati avevano perso molto la settimana scorsa. Insomma, un Nasdaq, ce lo ricordavamo, addirittura a 13.900, l'abbiamo visto fino a 12.600 e qualche cosa. Tra l'altro l'ultima mezz'ora di Wall Street, dalle 9.45 con scadenza premi mensili, è stata tremenda con un diluvio universale. Però io sono di natura contrarian e essendo un po' long di oro, vedevo questo oro che rimaneva molto basso, addirittura ha fatto 1720 come quotazione spot o di future, quello che sia, non ha importanza. E insomma, e dicevo, com'è possibile che con l'inflazione che danno tutti, l'inflazione, tutti che scendano i rendimenti, scendano le obbligazioni per colpa dell'inflazione, sia possibile parlare di inflazione quando il termometro in assoluto, e ve l'assicuro, quello che dico io l'ho verificato e ecco, quando scherzo lo faccio capire, l'inflazione è uno strumento, è una commodity importantissima che quasi in maniera inequivocabile, adesso c'è il vino che mi impasta, no, ne ho preso pochissimo, in maniera inequivocabile deve essere legata, gioco forza, agli aspetti inflattivi. Se il mercato registra l'inflazione, l'oro in qualche maniera non può scendere. E quindi ho fatto anche un post, dicevo, state tranquilli, si tratta di un acquazzone, si tratta di un acquazzone perché effettivamente
non ci sono ancora i presupposti per scendere, per cui insomma, sostanzialmente è strano che lo faccia Tony, un post-rialzista, ma io sono un po' contraria perché chi ha seguito le 40 e passa puntate di Tic Mill abbiamo imparato la logica del tergicristallo, ovvero sostanzialmente, e dal punto di vista anche oggettivo, la natura degli indici, attenzione, io mi riferisco sempre agli indici di borsa, non mi riferisco ai cambi, non mi riferisco neanche alle valute e neanche alle commodity o all'oro, alle commodity in genere. Gli indici hanno una natura prevalentemente mean reverting, ovvero tendenzialmente per la maggior parte del tempo, attenzione, le parole sono dosate, sono in congestione. E sono in congestione e questo si può anche misurare dal punto di vista oggettivo tramite con un qualsiasi elaboratore, quindi è possibile misurare l'alternanza tra le candele a un'ora, ad esempio, e si è visto dal punto di vista oggettivo che andando a prendere gli ultimi 10 anni di DAX, FTSE MIB, Standard & Poor's, il cambio di colore orario tra un'ora e l'ora successiva, l'ora precedente, tendenzialmente di colore diverso. Quindi, se tu avessi rosso, 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 verde, 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 il mercato è in tendenza. Invece, tendenzialmente, hai qualche punto in percentuale in più, se adesso abbiamo una candela rossa, di avere la candela verde. E se il prossimo sarà candela, qualche punto percentuale. Quindi, questi dati me l'ha forniti un sistemista molto bravo. Quindi possiamo dire oggettivamente che operare per gli scalper, ovviamente, perché il trend è difficilissimo da individuare, oppure operare essenzialmente in controtrend. Tendenzialmente dà un piccolo edge di vantaggio. Ovviamente bisogna vedere la natura del il time frame di riferimento, la natura dell'operazione, ma se sono operazioni brevi che apri e chiudi infraday 6, 7, 10 volte al giorno, effettivamente la natura contrarian è premiante. Proprio per questi motivi pensavo fosse giusto andare long, sono andato long a partire anche da venerdì sera di qualcosina, insomma, e oggi ho avuto qualche piccola soddisfazione, niente di che. Però voi dite che ci frega a noi, hai ragione, io dico, perché dico queste cose? Perché l'oro che in questo momento io lo sto guardando, guadagna, adesso ve lo dico, l'ho visto, mi è preso male e si trova addirittura sui minimi a 1723. Sta a denunciare che non c'è inflazione. Allora sono andato, anche grazie all'aiuto di un mio amico che è bravissimo e mi dà dei suggerimenti, mi passa dei link, sul sito della BCE, dove effettivamente ci sono dei rapporti del 27 del 28 di febbraio, per cui no, del 26 e del 27, per cui di sabato e venerdì scorso, dove effettivamente succede l'opposto, cioè in questi rapporti emerge la preoccupazione da parte del BCE, parliamo di BCE, che l'inflazione dice: noi facciamo tutti gli sforzi, abbiamo aumentato la massa monetaria, abbiamo cercato gli stimoli in tutto e per tutto, e queste cose non si vedono. E questo è un fatto che riservo a Tic Mill, cioè non c'è effettivamente ancora, secondo gli organi ufficiali, la sensazione che ci sia l'inflazione. Queste cose sono uscite. Effettivamente il bund oggi l'abbiamo rivisto un po' tonico, l'abbiamo rivisto, questa paura non c'è e adesso si sta riversando anche sull'oro che, come avevo detto prima, è un sentore dell'inflazione e quindi i mercati che godono come dei ricci se c'è un sacco di liquidità e le banche centrali, insomma, riescono a metterla perché non hanno paura dell'inflazione e godono i mercati perché i tassi di interesse delle obbligazioni del debito pubblico sono di fatto inesistenti o continuano a non aumentare, qual era la paura, i mercati hanno ripreso in maniera abbastanza importante. Quindi,
essendo questo un webinar di carattere operativo, eviterei almeno stasera, oggi stesso, di andare a cercare degli short, perché effettivamente il mood è questo, diciamo, pericolo scampato, non andiamo a cercare degli short, perché il tema che era stato predominante la settimana scorsa, in parte è smentito. Poi, come al solito, quando vanno giù gli americani, sono una boa di sughero che tende sempre a risalire, a risalire, a risalire. Questa è la situazione. A mio avviso, però, essendo un operatore da tergicristallo, è possibile già da domani o da dopodomani ritentare un'ottica short. Cerchiamo di essere precisi, perché così altrimenti è facile parlare di niente. Cosa faccio io? E cosa consiglio a fare voi? Diamo un'occhiata al rendimento. Io preferisco guardare il rendimento o al valore del Bund, ad esempio, che ovviamente Tickmill ha, che più costa, se lo vedete salire, più vuol dire che il rendimento della Germania, che sappiamo essere negativo, aumenta la sua negatività. O guardiamo il BTP generale, che si può trovare o sulla piattaforma o si può trovare in qualsiasi motore di ricerca, o guardiamo, per i più sofisticati, il rendimento del T-Not 10 anni, che è un benchmark molto affidabile per quello che riguarda l'operatività, il tema del mercato di questi giorni. Quindi io sono andato, ecco, su investing.com, vi do tutte le... Aspetta che ve le faccio anche vedere, perché qui... Aspetta che seguo, hai detto il T-Not, Il giusto? T-Not, vi faccio vedere, così facciamo proprio lezione. View are you in markets, share. Ecco. Voglio, you cannot share. Mi dai la disponibilità di condividere? Sì, aspetta, Grazie. allora. No, così facevamo vedere anche Vai, vai, ci i sono... dati. Sono cose che magari qualcuno ha già sentito, io chiedo scusa, ma per me molto importanti. Ecco, c'è questa cosa, a parte questa bella ragazza qui che salutiamo, c'è questa pagina che è, chi mi conosce sa che utilizzo tantissimo, specialmente in questi termini, obbligazioni di Stato, basta usare investing.com, che ti riassume il rendimento di tutte le obbligazioni decennali mondiali. Vedete? Infatti, chi legge i miei articoli dice: mazza Tony, ma dove va a trovare? Semplicissimo, quando ho detto la Spagna, l'Austria, rendimenti negativi, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo all'Italia, vedete l'Italia, 0,66 al rendimento, andiamo alla Germania, 0,339, vedete che se noi facciamo la somma tra 0,33, facciamo 0,34 e 0,66, viene 1. E il valore completare è 99,6, e questo è lo spread. Vedete che figata? Lo spread non è altro che la differenza intercorrente del rendimento del decennale italiano rispetto al decennale tedesco, che viene preso a riferimento come benchmark. Uno è negativo, uno è positivo, quindi devi sommare la negatività alla positività e viene questo. Andiamo giù, scorriamo e finalmente arriviamo agli Stati Uniti. Ecco, questo è quello che guardo io. 1,45. 1,45 è un livello che fa paura, però diciamo il mercato si sta abituando. Diciamo che è cresciuto nell'ultimo mese da 0,9, 0,95, 1 è arrivato fino a 1,50 venerdì. E questo ha un po' scombussolato il mercato, che aveva bisogno tra l'altro di prese di beneficio. Perché? Perché il mercato dice: caspita, io cosa sto a fare con il mio Nasdaq o i miei titoli dello Standard & Poor's quando ho un rendimento alternativo sicuro che si sta ampliando nei titoli di Stato, che rendono grosso modo come i dividendi dello Standard & Poor's? Questo è il concetto. Quindi poi
la speculazione amplifica sempre i problemi. Finché cresceva questo rendimento, che sta a significare il prezzo delle obbligazioni, più è basso il prezzo, più alto è il rendimento, più era il rischio che c'era la settimana scorsa. Questo qui si è un po' fermato. Qualcuno avrà ragionato e dice: beh, è normale che ogni tanto le obbligazioni scendano di prezzo, che alla fine non rendono niente, e il mercato si è ricomposto. Semplicemente questo. Quindi, se uno vuole operare come opero io, al di fuori delle logiche tecniche che hanno il suo perché in certe situazioni, però su una logica di carattere generale, secondo me, andare a guardare il rendimento del T-Not, che è questo, o del 10 anni USA, o andare a guardare anche la Germania, che è importantissima, la Germania segue sostanzialmente di no, che vedete il rendimento negativo, o per chi opera su FTSE MIB, sui titoli italiani, sulle banche, il rendimento di Italia, e io lo comparo sempre anche con la Grecia, perché storicamente Italia e Grecia addirittura davano a braccetto. C'è stato un giorno in cui la Grecia ha superato, cioè è stata minore di rendimento di rispetto all'Italia. Ecco, io mi capisco il mercato obbligazionario, perché chi mi segue sa benissimo che dal mercato obbligazionario, il vero mercato, nascono poi eventuali problemi o cose positive per il mercato delle azioni o anche dei cambi. Uno dice: cosa c'entrano i cambi? Beh, c'entrano, visto che voi fate anche i cambi. Tendenzialmente, ad esempio, un rendimento importante che avanza dell'obbligazione americana fa sì che la richiesta delle obbligazioni americane abbia più appeal della richiesta di obbligazioni europee, che di fatto non rendono niente. Quindi l'ampliamento del rendimento del T-Not, del ventennale, del trentennale, che è arrivato oltre il 2%, o anche di scadenze inferiori, ha fatto sì che flussi di capitali si interessassero di più a essere convertiti in dollari piuttosto che in euro, ad esempio, perché l'apprezzamento dell'obbligazione che rendeva di più ha fatto sì che i mercati internazionali dice: vabbè, adesso cavalchiamo un po' il T-Not, che almeno ci dà un 1,5, e molliamo sto robo europeo che ci dà lo zero. E questo è il ragionamento un po' da fare, e quindi per chi opera sui cambi anche il mercato obbligazionario può avere il suo perché. Avevo scaricato anche una figura carina, vediamo se riesco a vederla adesso. Share, vediamo, new share, vediamo se riesco a trovarla. Sì, guarda che figata, questa è una finezza che Giuseppe non ha mai vista, me l'ha fatta sempre trovare un mio amico, e si chiama Il sorriso del dollaro. È una cosa che si trova su un sito americano. Guarda che figata, e dice che il dollaro ha un andamento stranissimo. Come te la sapevi, Giuseppe? Poi confermi se me l'avevi mai vista questa. No, non l'ho mai vista. E facci caso, è il sorriso, perché mettiamo, quando è che il dollaro si apprezza? Quando, in due casi, che è incredibile, o quando l'America, US, outperforms the rest, faccio come Renzi, outperforms the rest of the world, quindi quando l'America o va troppo bene, o quando l'America addirittura in un livello di shutdown, per cui di declino globale, va troppo male. E quindi, se noi andiamo a prendere l'asse della scissa delle ordinate e mettiamo il mood, cioè quello che si sente nel sentiment, insomma, per regolare l'euro-dollaro, uno dice, in effetti anche io tante volte ci sono caduta, dico: ma caspita, adesso è tutto brutto, viene giù, ve lo ricordate l'anno scorso durante marzo, con le borse che perdevano il 2, 3, 5% tutti i giorni, l'oro quanto era stato apprezzato, o ultimamente quelle volte che c'è stata un pochettino di insicurezza sui mercati, il dollaro arriva a essere un bene rifugio.
o al tempo stesso, se si scontrano delle dinamiche eccezionali per gli Stati Uniti d'America, questo è ancora più logico, l'oro, scusate, il dollaro si apprezza. L'euro, invece, o l'altra moneta, diciamo il dollar index, vogliamo dire il dollar index cresce o sale, facciamolo con l'euro che è più semplice, invece gode quando l'euro di fatto, oppure l'Europa, sottoperforma il dollaro. Che è ben strano, eh? Eccola qui. Comunque questo Quindi avrebbe una faccina triste il dollaro, e diventa con la faccina triste. Vedete, qui sorride, US, se invece gli Stati Uniti d'America sovraperformano il resto del mondo o la recessione è sincronizzata, ecco, è sincronizzata, cioè va tutto male, compreso il dollaro, effettivamente abbiamo un po' un calo. E questa è un po' la situazione. Infatti, molte volte vediamo che tutto va bene, il dollaro si apprezza, che tutto va male e il dollaro si apprezza nella situazione barzotta. Quindi, dove non si hanno sostanzialmente delle situazioni particolari, invece no. Allora, io stavo guardando che mi sono perso le domande, se ci sono delle domande, perché sono adesso. tantissime, Tony, quindi Allora, leggimele te, perché col fatto che ho condiviso il monitor ho perso. allora mi riprendo intanto il monitor se hai finito con le slide. Certo, prenditelo così rivedo le domande. Certo. Ok, allora parlando poi appunto del dollaro, Vincenzo chiedeva come mai c'è forza di dollaro oggi dopo che la Camera degli Stati Uniti di America ha approvato il mega aiuto da 1,9 trilioni. Sembra strano, grazie. Beh, allora la domanda è molto pertinente perché la spiego per chi. Lui dice effettivamente la Camera ha approvato 1,9 trilioni, cioè, e questo è quasi MMT, cioè sono soldi che vanno veramente nei conti correnti, helicopter money, è un qualche cosa di clamoroso, e quindi un ampliamento così grande della massa monetaria, del debito americano supportato dalla Fed, effettivamente dovrebbe avere sulla carta delle conseguenze decisamente differenti. Però io ti rispondo, questa è una risposta abbastanza semplice. Questo piano di Biden, già sabato, domenica, mi sembra venerdì sera, venerdì notte, era passato dall'altra parte. Oggi viene confermato dalla Camera dei Rappresentanti, è un qualche cosa che ne parliamo da mesi, mesi, mesi e mesi, e Biden ha la maggioranza assoluta alla Camera dei Rappresentanti e al Senato, sappiamo che sono 50 e 50 più il voto di Kamala Harris che di fatto sposta gli equilibri a vantaggio dei democratici, diciamo che era tutto scontato. Per cui non voglio essere, non sono sicurissimo, non sono sicurissimo, ma potrebbe anche essere una forma di sell on news. Cioè, è uscita la notizia finalmente in maniera definitiva, sappiamo che il dollaro è stato svilito e quindi, come spesso succede, sia la vendita della posizione precedente, visto che non c'è la più notizia. E questa è un'altra notizia di quelle che ho letto. Un'altra notizia di quelle che ho letto è che le banche centrali, in accordo segreto, sono quelle notizie riservate, ma io le leggo come voi, insomma, quelle voci che girano, avessero intenzione di tenere un po' sostenuto il dollaro per altri motivi, per cui c'è l'intervento delle banche centrali a sostegno del dollaro per evitare delle ulteriori crisi che andrebbero a penalizzare alcuni paesi. Però, insomma, poi ragazzi, come sapete, quei cambi a regola è esattamente quello che ha detto lui, coi cambi ogni volta bisognerebbe rifare le classifiche. Parlare dopo è semplicissimo. Io posso dire che un pochettino anche il bond USA che rende qualcosa contro
l'obbligazionario europeo che oggi ha fatto una bella ritirata aiuta il flusso di capitali, tutto qui. E poi anche l'economia americana è più ripresa, sicuramente anche la storia dei vaccini è molto più ripresa in America rispetto all'Europa, quindi in questo momento, anche se io tendenzialmente ero più per lo sfascio dei conti di Biden, in questo momento invece il dollaro piace di più. Devo dire, sempre sulle mie letture particolari, che ci sono delle preoccupazioni da parte, oppure delle osservazioni da parte dei cambisti, degli esperti, che vedono Biden insieme a Janet Yellen e insieme al fatto che il mandato di Jerome Powell, quello del suo vicepresidente, che adesso mi sfugge il nome, è quello anche il responsabile delle banche, insomma ci sono tre persone negli Stati Uniti d'America, membri importantissimi della Fed, tra cui presidente e vicepresidente, che sono di rappresentanza e di nomina repubblicana. Se dovesse Janet Yellen in qualche modo farli fuori tutti e tre, si andrebbe veramente a cercare di perseguire quegli scopi che Janet Yellen ha dichiarato, ovvero di totale abolizione delle differenze, ecco, rispetto delle diversità, l'inclusione, ovvero la partecipazione un po' di tutti alla vita sociale, la lotta alle disparità. Questo è l'obiettivo di Janet Yellen, molto progressista, molto di sinistra, che aprirebbe a un aumento della tassazione, ovviamente per le persone che possono, e a un ulteriore indebolimento del dollaro, perché anche in questo caso, per fare tutte queste misure sociali, ci vorrebbero un sacco di miliardi. E quindi queste sono le teorie. Però se uno le legge, ogni volta ce n'è una, e quindi si vede nel lungo periodo, lo specifica bene l'articolo, la possibilità di vedere anche l'euro-dollaro oltre 1,30. Queste però, queste nomine e questi cambi di vertice sono a partire da fine di quest'anno, ecco, sostanzialmente questo è il discorso. Ottimo Tony, allora riguardo gli indici ci sono un po' di domande, se ho capito bene per la giornata di oggi comunque hai detto che non andresti a shortare oggi ma andresti a farlo magari domani. Luigi ti chiede però sul DAX se anticipare adesso uno short dai 14.000 ai 14.025 potrebbe essere una buona idea. Poi Antonio di contro invece ti chiede se la giornata odierna può essere un rimbalzo, quindi Nasdaq, S&P, o una ripartenza con rotazione dei settori. Sono delle belle domande. Allora, io farei così, quello che faccio, perché io cerco sempre un vantaggio, io non... Valutazioni è difficile farle perché non... Che ne sai? Il vantaggio è quello di cercare di colpire il controtrend quando c'è si crea qualche teorica inefficienza dovuta, non so, alla stanchezza degli operatori, a degli eccessi dovuti al fatto che qui sono stati risorpresi tutti, sembrava la morte dei mercati. Venerdì sera io ho assistito l'ultima mezz'ora, è stata drammatica perché abbiamo visto lo Standard & Poor's che da 3,850 era ritornato a 3,847, 3,848, gli sono arrivate delle legnate fino a ben sotto i 3,8, è stato anche qualche minuto sotto i 3,8, e poi il Nasdaq ha fatto un lavoro spaventoso perché è andato a 13,070 mi sembra, e poi l'ha buttato giù 300 punti, una roba in 5 minuti, ecco, dall'apocalisse poi si è tornati sopra. Comunque, per venire alla domanda, DAX, io la vedo così, ovvio che qui veramente non è questione di disclaimer, è questione di buon senso, perché io tiro le mie biglie come le potresti tirare voi, però non mi tiro indietro. Aspetta che sto guardando esattamente come siamo messi e la vedo così. Voglio vedere innanzitutto il Nasdaq 100, arrivo, ecco, eccolo qui. Secondo me
quando fa così, un ritocchino, un ritocchino a 13,230 il Nasdaq 100 lo fa quasi per forza. Per cui se noi sappiamo che fa 13,230, adesso mentre parlo il Nasdaq 100 è 13,208, se noi abbiamo voglia di shortare, dobbiamo stare fermi perché sappiamo che tendenzialmente, quando le giornate sono bellissime, sempre monotone, boom, 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 che salgono, i massimi si vedono in prossimità della fine, se non proprio alla fine. Anzi, una volta ogni 5, l'ultimo minuto delle 11 vede proprio il massimo, o alle 10, alle 10 e quarto. Quindi, se ho quest'idea qui, che è dettata dall'esperienza, ovviamente senza dei criteri oggettivi che mi garantiscono niente, l'amico del DAX che mi piace, chi ha voglia di shortare il DAX contro trend sui massimi, può aspettare i 12, 3 e 30 di Nasdaq. A quel punto va sul DAX che presumibilmente sarà qualche punto, probabilmente potrebbe essere sui 14,026, 14,027. Quindi, nell'ipotesi che ci sta stavolta, che domani ci sia un pelo di rossino, uno short a quel livello qui per chiuderlo, poi domani mattina, nella notte, a seconda, insomma, alla mattina, eccetera, e fare magari una trentina di punti, secondo me c'è. Anche perché la volatilità è abbastanza tranquilla, ormai l'effetto sorpresa del recupero è stato fatto e quindi anche io in un'ottica di rischio rendimento preferirei, se mi obbligano, avere uno shortino, perché male che vada non mi aspetto che domani mattina abbiamo l'NQ a 12,4, ecco, o l'SP a 3,9,30. Però io aspetterei almeno, rido perché sono cose che fa, aspetterei almeno il classico tocco sul massimo che il Nasdaq lo fa sempre, queste situazioni sempre. E quindi è short, resista, guarda, mentre parlo ha fatto altri 10 punti, insomma, è in questa situazione qui. Vedo il Nasdaq che non risponde in maniera simmetrica all'avanzamento del Nasdaq e all'avanzamento del Standard, eppure questo è un buon segno per provare a shortarlo, per cui condivido l'idea che mi è stata proposta. E questa è una risposta l'abbiamo data. La seconda domanda, scusami, me la sono scordata. Era legato al rimbalzo di oggi, se poteva essere una ripartenza con rotazione dei settori, quindi un po' più incentrata su un lungo periodo. Allora, come ci stava se il Nasdaq non mi avesse recuperato questo ben di Dio? Cos'è successo la settimana scorsa? La settimana scorsa, col fatto che i tassi di interesse, o meglio i rendimenti delle obbligazioni, sembrava dovessero salire tanto, in questo caso ci rimette il Nasdaq, tecnologici e utility, perché il Nasdaq sostanzialmente la tecnologia è sostenuta da investimenti importanti, costosi, le utility come Enel, ad esempio, hanno dei pesi importanti per essere sostenute perché sono società molto indebitate, ricerca, sviluppo, eccetera, sono in crescita, quindi con grossi investimenti è poco utile, quindi nel caso in cui aumentino i costi di indebitamento, scendono di più. E questo poteva dare vita effettivamente a quella rotazione di cui parlava il collega. Però, se oggi devo fare la disamina, io vedo un Nasdaq che sta recuperando alla grande, va tutto su molto bene, quindi secondo me è una ripartenza generalizzata dal fatto che poi sti tassi non stanno scendendo oggi, cioè non stanno scendendo le obbligazioni, non stanno aumentando i tassi. Non credo che si possa ancora parlare oggi di rotazione. Io personalmente, lui mi ha chiesto oggi. Personalmente sono abbastanza dell'idea che c'è già una rotazione importante tra growth e value, cioè tra valori, i value sono tendenzialmente, adesso, green,
growth sono quelli in crescita e quindi i tecnologici, i values rappresentativi di aziende solide, storiche, più rappresentative della old economy. Quindi io sono abbastanza convinto, ad esempio l'ho detto oggi, che da qualche parte che la performance, che a fine anno il FTSE MIB possa performare meglio addirittura del Nasdaq. E a proposito di FTSE MIB c'era una domanda di Alessio che chiedeva appunto se si può fare una macumba sul FIB per 3 tick down, perché credo che sia short di FTSE MIB, quindi ti chiede una disamina sul FTSE MIB. E poi Francesco sempre Alessio doveva leggere la weekly note, porca miseria, senza accato, oppure vedere il mio filmino. Sì, dimmi, scusa, la macumba adesso provo a farla. Poi qual è l'altra domanda? No, Francesco, io poi direi che, visto che il tempo è già volato, lasciamo spazio alle ultime due domande. Quindi Francesco ti chiede una valutazione della giornata di oggi in generale, ne hai già parlato sugli indici, però anche le materie prime, perché così mi collego alla richiesta di Massimo e anche di un altro utente che chiedeva una tua idea sul WTI. Quindi magari Francesco ti chiede, secondo te oggi è stata una giornata nervosa, ottimista, con cautela, e vorrei avere un parere generale. Grazie per stare. Allora, Francesco, oggi è stata la giornata più quella che chiede un rialzista, per cui un avvio tranquillo, positivo, un po' di ritracciamento, positività, positività e positività, rappresentata molto bene dagli indici, perché quando c'hai un Nasdaq 100 che ti fa 2,30, un S&P Standard & Poor's parliamo che ti fa 2,30, e quando ti... ma io non sono di quelli del trend, siccome è bello faccio la telecronaca, allora domani è bello, cioè sono l'opposto, non ti preoccupare, cioè, non è che siccome, perché tendenzialmente c'è, come gli esperti, come vedi la borsa, è un gran bel mercato oggi, grazie al cacchio fa 2,30, cioè è ovvio che è un gran bel mercato oggi, non voglio fare queste figure, provo a dire la mia, e vedo più due, per cui c'è una coralità. Rispondo alla domanda di quelli che mi chiede, del ragazzo di prima che mi chiedeva se è partita la rotazione. Oggi no, perché fa tutto bene, per cui la rotazione hai quando vedi, non so, un Nasdaq invariato, è un S&P più 1, un Dow Jones più 2, è un Russell 2000 più 3, questa, o l'inverso, questo è un principio di rotazione. Oppure vedi l'Italia che fa, e la Spagna che fa più 2, vuol dire che vanno bene le banche, va bene il value a scapito del growth. Questa è la rotazione. Oggi diciamo c'è un rimbalzo corale abbastanza buono. Questo è quanto. Però siccome è un mercato infido, è bastardo, e poi insomma abbastanza così, non domani una volta che ritocchiamo quei massimi che ho detto, domani potrebbe esserci un bel ping pong, non credo, punterei i miei due penny sull'indice che fa, sugli indici diciamo S&P rispetto al riferimento di stasera alle 22, che fa sia meno 0,50 più sia più 0,50. Questa è bellina, che vuol dire 30 punti di... è un pronostico coi fiocchi, cioè questo per un allibratore è un bel pronostico, perché vuol dire che c'hai 30 punti da giocare. Supponiamo, per spiegarlo meglio, che l'S&P chiuda stasera 3,9 più 0,50 e meno 0,50 vuol dire 39 punti, cioè l'1% di range, per cui che vada da 3,8,80 3,9,20. Se tu hai questi parametri, e io gioco così, dico, me lo vedo così, ping pong, per cui a 3,8,80 scucchiava da sotto nella speranza magari di fare 3,9. Cioè questa è la logica. Domani, oggi, tanto io ho tante persone che con cui parlo, do i segnali eccetera, oggi ho detto lasciamo perdere, oggi o long o niente. Domani invece farei un bel ping pong, questo. Però, ripeto, lo dico col sorriso, può succedere tutti. Domani mi piace l'idea del ragazzo del DAX che può rischiare, se mi va sui massimi,
qualche cosa o qualche chip per l'overnight che può darsi che un pelo di residuo si veda, però poi la chiudo domani mattina perché domani è più pong. Ma parlo così, dimmi pure qual è l'altra domanda. Allora, poi se... No, sulle materie prime mi sembra aver sì, capito. chiudiamo però il discorso indici, se sei d'accordo, perché poi c'era una domanda dovendo scegliere se shortare il Nasdaq o il Dow Jones su chi punteresti di più. E poi chiudiamo col WTI. No, io sicuramente questo è facile. Questo è facile. Allora, in un arco temporale da qui a 3 mesi, 6 mesi, insomma, come modello 2000, allora, come modello 2021, se c'è la possibilità di scommettere, io tengo il FTSE MIB al Nasdaq e tengo il Dow Jones ovviamente al Nasdaq. E Dow Jones e FTSE MIB se la battono. È una mia idea, ovviamente da macroeconomista, nel senso che da correlazioni sono abbastanza ottimista sulla cessazione di questo stato di agonia in cui tutti ci troviamo, così noi, così gli americanoni, così il mondo, e il rilassamento fa sì che sta tecnologia non la sopporteremo più. Un po' ci metto sorriso, però diciamo l'enfatizzazione del Nasdaq è stata giustamente dovuta alla pandemia. Perché ragazzi, io mi ricordo l'anno scorso che a 9.000 a febbraio, a 8.8, 8.7, prima della pandemia di Nasdaq, mi sembrava abbastanza caro, ma lo dico sinceramente, poi non ho capito un cacchio. E quando era 8.8 cara, adesso la vediamo a 13.2, ma è arrivata a 13.9, e evidentemente, ma poi lo dicono anche i dati di bilancio, la pandemia ha agevolato moltissimo dei modelli di vita che hanno favorito lo sviluppo e l'uso di questa tecnologia. Parliamo di Zoom, parliamo di Microsoft, parliamo di Apple stesso, parliamo ovviamente di Google, parliamo di Facebook. È evidente il perché, no? Non voglio perdere tempo a spiegarlo. E quindi il mercato giustamente è andato a comprare quelle che sono le migliori aziende del mondo. Fatto sta che il mercato poi premia eccessivamente, quindi se vuole la liquidità arriverà, e secondo me magari fa più anche il Nasdaq, sicuramente può fare anche positivo il Nasdaq, però nella scommessa che mi è stata chiesta io terrei l'Italia al Nasdaq e terrei il Dow Jones al Nasdaq e terrei Volkswagen ad Apple. Chi mi segue sa che già era la prima cosa che ho detto il 2 gennaio, dove lì sto stravincendo, ho detto io tengo Volkswagen a Apple. Perché la Volkswagen è rappresentativa della Germania, industria, avrà un sacco di acquisti di macchine a partire quando finisce questa dannata pandemia. Apple mi piace da morire, ma è maturo come prezzo, cioè è un prezzo maturo, importante, e quindi il mercato la premia secondo quello che deve. Non vedo grossissime sorprese. Ovviamente il solito disclaimer. Petrolio, petrolio, petrolio. Petrolio oggi non l'ho capito, lo dico subito. Visto il contesto positivo, mi sarei aspettato sinceramente stamattina di vederlo. L'ho visto stamattina un po' così, a 61, quasi sfiorare i 62 punti, mi sembra. Adesso lo vado a vedere, perché vado tutta a memoria. 62,92, adesso è 60 e 60. Io vado a memoria perché me le guardo, mi guardo tutto, però. Esatto. Allora lo sto vedendo. Stamattina, last, 1 ora e troppo, cioè, mettiamo che addela 15 minuti. Esatto. Eravamo là addirittura a 62,90, per cui di massimo. E ho detto, strano, cioè addirittura per me doveva fare ancora di più, perché c'era un bel recupero. Anche l'oro stava recuperando alla grande, stava recuperando alla grande. Adesso c'è questa cosa qui. Io so che, perché l'ho sentito, che c'è un OPEC, o c'è queste riunioni qui che purtroppo, Senso giovedì dice, c'è la riunione OPEC. ecco. E quindi quando c'è la riunione OPEC di giovedì,
lì gli arabi, quelle persone lì sono bravissime a non far trapelare niente. Sono bravissime. Cioè, è difficilissimo il mercato. Ecco, io ho questa esperienza. Ecco, vi do questa indicazione. Pre-OPEC ci sono illazioni, si gioca a sinistra e a destra, non ci prendono mai. Cioè, sti arabi, e anche durante, anche dopo quello che succede nell'OPEC, non si sa un cazzo. È bellissimo l'OPEC, perché cominciano a dire: abbiamo fatto l'accordo, riduzione di 2 milioni di barili l'Arabia, 1 milione la Russia, 500 Venezuela, e poi derogano l'accordo. Però ci sono questi movimenti su delle scommesse. Cioè, effettivamente qualche arabo lì col turbante bianco fa qualche telefonata, rompe un po' e girano queste voci. Per cui io sconsiglierei delle operazioni forti sul petrolio, però siccome mi piace giocare, a me sto 60 è attuale. Sapete che io sono più un valutatore e ho la libidina. Adesso me lo compro anch'io perché non avevo visto che era arrivato a sto prezzo qui. Non me ne sbatte niente della storia del trend, queste robe qui. Io un tentativo a 60 e 40, 60 e 50 lo farei. Così rispondo Antonio che me l'ha chiesto, però lo vede il sorriso con cui ci metto, cioè io non, mi piace lanciarmi, mi piace dare delle mie motivazioni, alcune sono indubbiamente serie, alcune un po' ironiche, ma ovviamente ci metto sempre l'impegno, questo è indubbio, non è che, però questa fatta col sorriso io andrei long, cioè per me a 60,50 col petrolio, come l'abbiamo visto fino all'altro giorno, in assenza di particolari notizie, con i mercati che vanno anche bene, mi sembra un po' fuori posto, almeno che non ci sia, non stia trapolando da sti arabi qui delle notizie un po' così. Però io sinceramente sarei più per comprarlo, veramente. No, no, mi piace, anzi, me lo compro sicuro, un contrattino piccolino, in qualche modo me lo compro. Ringrazio chi mi ha fatto fare questa osservazione, ma faccio un dollaro e mezzo, poi caccio via. Non è, però è carina come idea. Ottimo Tony, allora con te come sempre il tempo vola e quindi abbiamo già esaurito la nostra ora. Io chiedo scusa se mi sono perso qualche domanda o commento, però abbiamo un po' coperto tutto quello che c'era come domande e tutto, quindi direi che siamo a posto così. E Tony, io ti ringrazio e ci diamo appuntamento al 15. Un attimo che stavo recuperando la pagina del webinar. Ovviamente chi si è iscritto a questo webinar qui non ha bisogno di registrarsi nuovamente il 15 marzo perché comunque questa registrazione di oggi copre 5 webinar che appunto farò con il mitico Tony. Io volevo dare due informazioni di servizio perché sono articoli che mi hanno passato oggi molto belli in inglese, ma si possono anche tradurre in italiano col motore di ricerca. Andate a vedere Isabel Schnabel, che è un economista del board esecutivo della BCE, e ha fatto delle belle dichiarazioni proprio sull'inflazione, del tutto opposto a quello che si diceva fino a venerdì nell'ambiente del trading, tra cui forse anche io. No, io sì, io ero molto attivo sull'inflazione l'anno scorso, poi vado sempre in controvapore e dico: ma infatti, chi ha letto il mio articolo ieri lo trovate tranquillamente sulla mia Grazie. pagina. E dico proprio venerdì, ho detto attenzione, con loro così qui non hanno paura dell'inflazione. Per cui Isabel Schnabel, che è questa capo economista tedesca, addirittura fa un racconto dove è preoccupata perché gli sforzi importanti che ha fatto la BCE, e questa roba qui del 27 febbraio, per cui di sabato, cioè una roba spaventosa, ma l'ho letta solo oggi, perché malgrado gli sforzi che sta facendo la BCE, si meraviglia che non ci sia assolutamente ancora nulla di inflattivo. E guardate loro, per cui tutte le cose che abbiamo detto, un po' anche io in maniera cauta, fino a venerdì, al momento non hanno trovato riscontro nei fatti, e questa per me è la chicca più importante di questo webinar,
di carattere più fondamentale, poi simpatico. Insomma, io mi sono bevuto anche il mio bicchiere, ero mezzo bicchiere, e ringrazio tantissimo tutte le persone per la compagnia che mi avete fatto e le domande. Per quello che riguarda il DAX, ci siamo chiariti, noi aspettiamo 2,13, 2,30 di NQ per colpire un po' in giro e domani ci svegliamo con Rossino. Bando al disclaimer, abbiamo fatto il disclaimer, quindi siamo a posto così. Tony, siamo partiti col botto, potremmo dire. Grande Tony. Però la bottiglia è piena, eh? La bottiglia è piena, è quasi piena perché ho preso la stappata, però fidatevi che la finisco da qui a Pu stasera. puoi finire la cena tranquillamente. Piovono complimenti per te, ovviamente, in chat. Non so se riesci a No, leggere. leggo, c'è Antonio, l'ho visto Vincenzo, grazie Tony, spumeggiante, Tony sei un grandissimo, grazie Sebastiano, Natalino, grande, grande, grazie mille. Ma noi ci divertiamo. Tra l'altro, adesso lo posso dire, avevo finito un webinar mio, diciamo, che avevo fatto con Francesca sui certificati, che non c'entrava niente. Ho avuto giusto il tempo di prendere la bottiglia, di stappare, ma mi sono divertito come al solito, perché con Giuseppe è una garanzia. Abbiamo altri quattro super webinar. Chi ha seguito, si prepari qualsiasi genere di domanda, che noi siamo pronti e disposto. E magari oggi c'era poca volatilità, comunque qualche indicazione l'abbiamo data, e ringrazio Tic Mille e ringrazio Giuseppe. Ciao. Grazie a te, Tony. Buona serata a tutti.